l'Etihad Stadium di Manchester, fa da cornice alla gara odierna che sarà commentata per voi da me e da Stefano Nava. Pressione qui sul portatore di palla, pallone perso. Si riprenderà con... Pierluigi Pardo e Stefano Nava vi danno il benvenuto a Manchester, dove stiamo per assistere a un incontro disputato nel moderno e bellissimo Etihad Stadium. Palla consegnata agli avversari. Interrompe l'azione e concede il fallo laterale. Lo difende dall'attacco dell'avversario. Recuperano bene il pallone, situazione che era interessante. Buono il pressing, in posizione molto interessante. Può metterla in mezzo. Il direttore di gara concede il vantaggio. Sembra la scelta giusta. Arbitro che viene già chiamato in campo. Non penso che andrà il tiro da lì, meglio metterla dentro per cercare una deviazione.
Pallone è uscito, sarà rinvio dal fondo. Eriksen sta avanzando, buona l'idea qui, parte il tiro, non trattiene, attenzione, conclusione al volo a pochi centimetri dal gol. Un gesto tecnico notevole, è stato bravissimo, avrebbe meritato maggior fortuna qui. Ultimo tocco del difensore, si ripartirà col corner. Pallone in mezzo, la difesa alla meglio e allontana il pallone. Gran palla. Vediamo cosa fa ora. Sicuro l'intervento del portiere che blocca il pallone. Rinaldo. Palla molto interessante. Brutto passaggio, recupero facile. Shaw. Scelgono ancora il tiki-taka. Lecce bene, una situazione pericolosa. Hanno una buona occasione, fallo laterale. Apre sulla fascia. Opportunità per il cross. Non un grande passaggio in effetti. E ci sarà dunque calcio di punizione da ottima posizione. Hanno una buona occasione per portarsi in vantaggio. Vedremo come sfrutteranno questa punizione. Vediamo cosa inventa ora. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Rinaldo. Ottimo intervento. Ecco il retropassaggio. Pallone troppo prevedibile questo. Eriksen. Tutto fermo, tutto fermo, c'è fuori gioco. Il difensore sembrava esserci comunque. Fuori, sarà fallo laterale. Pallone perso. Palla vagante adesso. Cross fermato dal difensore. Provano con il pressing. Eriksen. Shaw. Può ricevere una posizione interessante. Regalano palla agli avversari. Si avvicina all'area. Posizione ideale.
lo vede. Company. Stiamo ancora aspettando il primo gol del match. Situazione di totale equilibrio, come evidenziato anche dal dato sul possesso palla. Partita che rischia di trascinarsi stancamente sullo 0-0. Se non succede qualcosa, serve un episodio. Si è allungato troppo il pallone e l'ha persa. Eriksen. Bravo qui a smarcarsi. Lecce bene la traiettoria qui. Pressing che dà i frutti, palla recuperata. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Non trattiene, occhio alla possibilità. Defendi. C'è il rinvio lungo del portiere. 180 secondi, questa è l'entità del recupero. Tradotto, Pier, altri 3 minuti al termine. Perdono palla banalmente. Cerca e trova il compagno. Si alza la bandierina. Tutto fermo, lo scatto era perfetto. Forse con un istante d'anticipo. Aveva gustato l'occasione importante. Non aveva fatto conti col guardaline. L'arbitro dice che può bastare 0-0 alla fine del primo tempo. E come ampiamente prevedibile, la prima frazione si è dunque conclusa. Si riprende a giocare dopo il primo tempo chiuso in parità. È difficile fare pronostici. Eriksen. Tutto inutile, tutto fermo, si è alzata la bandierina dell'assistente. Eh sì, di poco, ma era fuori gioco. Rinaldo. Palla persa. Prova ad andare lungo sulla corsa dell'attaccante. Intervento decisivo. C'è pressing sul portatore di palla. Entrata che immagino verrà punita con il giallo. Rudy.
Defendi. Ferma l'avversario, palla in palo laterale. Prova a giocare sulle fasce. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. Palla in verticale sull'attaccante. Rudy. Company. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Può avvicinarsi alla porta. Attenzione perché è pericoloso. Palla molto interessante. E la messa. Gioco fermo, tutto fermo. È arrivata la segnalazione dell'assistente. Posizione di offside. E non si può nemmeno parlare di gol annullato, visto che l'arbitro l'aveva già fischiato prima che l'azione proseguisse in rete. Ultimo tocco del difensore, sceglie il calcio d'angolo, il male minore. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Vediamo cosa fa ora. Palla gol importante. Hanno aperto le marcature con questo gol e vedremo se avranno altri spazi per continuare a colpire. Non credo sia finita qui. Mi aspetto una reazione avversaria. Dovranno sudare se vogliono portare a casa la vittoria. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Recupera palla intercettando bene il pallone. Lo vede. Possono trovare il gol del pari, attenzione. E il portiere dice di no. Intervento provvidenziale, pericolo sventato. Punta l'area. Occasione importante dalla bandierina per aumentare il proprio vantaggio. Corner battuto in mezzo. Ci pensa lui a spazzare via. Di testa concede il fallo laterale. Pallone che ha superato la linea laterale. Cerca il cross profondo. Conclusione di testa da cancellare in fretta. Ma probabilmente non l'ha colpita con la fronte piena. Ne è uscita una traiettoria sbilenca qui. Il pallone è uscito. Si ripartirà con una rimessa laterale. Show. Riesco a malapena a sentire la mia voce perché il pubblico di casa sa che questa può essere la svolta della gara e la quantità di decibel è cresciuta a dismisura. Stanno letteralmente trascinando la loro squadra verso il gol. Cambierebbe il risultato. Arriva la segnalazione di fuori gioco, tutto fermo. Tifosi ospiti che non gradiscono ovviamente le perdite di tempo, non potrebbe
che essere così. Siamo alle solite, una squadra di vantaggio che le prova tutte per portare a casa il risultato. Atteggiamento, se vogliamo, discutibile sotto il profilo della sportività, ma del tutto lecito. Cerca la sovrapposizione. Traversione al centro. Il cross non era male, ma nessuno è riuscito ad approfittarne. Si continua. C'è il vantaggio. Posizione buona per il cross. Pallone invitante. Supera il proprio marcatore. Chance importante su corner per chiudere definitivamente la questione. Nessun dubbio qui, dopo il vantaggio arriva il cartellino giallo. L'azione è proseguita per il vantaggio, ma il fallo era troppo brutto per poterlo ignorare. Sceglie l'appoggio. Decisiva la chiusura qui, sarà calcio d'angolo. Occhio al cross in mezzo. Azione che sfuma. Palla allontanata e pericolo scongiurato per la difesa. Sentiamo da Matteo Barzaghi quanti minuti restano ancora da giocare. 3 minuti, ecco quanto manca al termine dei tempi regolamentari. Grazie a Matteo Barzaghi, sempre sul pezzo. È in buona posizione. Lo ferma sul più bello. Ci saranno 3 minuti di recupero. Eriksen. Occhio, cerca l'area di rigore. Intervento chiaramente falloso, può starci anche il cartellino, vediamo. Possono chiuderla definitivamente se sfruttano questo calcio di punizione a dovere. Rudy. Matteo, bordocampo, quanto manca alla fine? È iniziato il... Ecco il triplice fischio dell'arbitro. Oggi è stata soprattutto la difesa, mi spiace.